perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello, lascia che tolga la pagliuzza del tuo occhio, mentre il tuo occhio c'è la trave? E come qualifica il Signore a noi quando facciamo questo? Una sola parola: ipocrita, togli prima la trave del tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Per questo è tanto brutto giudicare. Il giudizio solo a Dio, solo a Lui. A noi l'amore, la comprensione, il pregare per gli altri quando vediamo cose che non sono buone, ma anche parlarli. Ma senti, io vedo questo, forse no. Ma mai giudicare, mai. E questa è ipocrisia se non giudichiamo. Pensiamoci in questo che il Signore ci dice: non giudicare per non essere giudicati. La misura, il modo con la quale giudichiamo sarà la stessa che useranno con noi. E terzo, guardiamoci allo specchio prima di giudicare. Ma questa fa quello, questo fa quello, ma aspetta un attimo, mi guardo allo specchio e poi penso. Dal contrario sarò un ipocrita, perché mi metto al posto di Dio e anche il mio giudizio è un povero giudizio. Le manca qualcosa tanto importante che al giudizio di Dio gli manca misericordia.